Buonasera a tutti e grazie per aver accettato il nostro invito. Vi do il benvenuto a nome di Slow Food Abruzzo e Molise, che ho l'onore di rappresentare questa sera, anche grande piacere. E vi rubo pochissimo tempo perché lascio subito la parola agli autorevoli ospiti che sono arrivati, per sostanzialmente fare dei ringraziamenti che non sono formali nel mio caso, ma sono sentiti. E ringraziamenti innanzitutto a chi ci ospita, quindi a Nico Romito e a tutta la famiglia Romito, c'è Cristiana in sala, ma tutta la famiglia, che in una giornata di riposo, in cui il ristorante è chiuso, ci hanno messo a disposizione questa sala per poter svolgere questa sera questa iniziativa. Quindi il grande ringraziamento va sicuramente a loro, prima di tutti, e un altro ringraziamento va a chi ha contribuito all'organizzazione di questo evento, che il Consorzio di Cooperative Cittra, per esso ringrazio il Presidente Valentino Di Campi. Detto questo, ascolterete piacevolmente i nostri ospiti e relatori, che ringrazio tutti, senza citarli, ma tanto ormai i loro nomi sono da voi conosciuti. Abbiamo per voi una piccola sorpresa, che dopo questo incontro che faremo ci sarà uno spettacolo teatrale di 40 minuti, grazie all'idea di Francesco Valentini, che io ho raccolto, una compagnia teatrale che è di Loreto Prudini, il Teatro del Paradosso, per 40 minuti vi intratterrà con una pièce teatrale il cui titolo è Il mio nonno l'olivo. Di questo vi dirò due parole dopo. Lascio parola e microfono a Marco Panare, ancora grazie a tutti voi. Grazie a Raffaele Quaglio, grande organizzatore, grande fertilizzatore di questi territori. Io sono molto contento di discutere di questo tema, antichi mestieri, nuove opportunità, perché secondo me, io sono un giornalista, non so fare molte cose, anzi molto poche, però ho il vantaggio, svolgendo questo lavoro, di incrociare tante cose, tante esperienze, tante situazioni. E come tutti sappiamo, non devo io stare qui a ricordarcelo, i tempi che viviamo sono molto complicati. Sono molto complicati per tante ragioni che non voglio elencare, ma sono anche complicati perché sono tempi di un cambiamento molto veloce del nostro modello di convivenza, del nostro modello economico, produttivo, di relazioni sociali, di relazioni internazionali, di posizione nel mondo. E sono tutte cose che si intrecciano e che, anche se sembrano troppo grandi per toccarci, alla fine ciascuna di esse tocca un pochino tutti noi. E in questa grande trasformazione, uno dei temi centrali per l'uomo, per l'essere umano e per la nostra collettività è il lavoro. Il lavoro come modo di esprimere i propri talenti, la propria volontà, la propria capacità, ma anche come cosa che tiene insieme una società, attraverso la quale questa società crea la ricchezza e auspicabilmente la condivide in maniera equa per poter vivere civilmente e convivere civilmente. Voi forse ricorderete che all'inizio di questo millennio l'Europa, che è la nostra casa molto tribolata in questo momento, l'Europa si dette come obiettivo per costruire questo futuro, per mantenere e aumentare il tenore di vita già alto che avevamo raggiunto, come obiettivo l'economia della conoscenza. Ed era una cosa molto bella questa economia della conoscenza. Che vuol dire economia della conoscenza? Vuol dire costruire delle competenze alte, tecnologiche, innovative, e queste competenze poi si trasformano in impresa, che si trasforma in lavoro, si trasforma in prodotti. Uno potrebbe rispondere: ma è sempre stato così? In realtà no, nel senso che l'economia tradizionale si basava su un'altra cosa, non si basava prevalentemente sul sapere, ma si basava sul saper fare. Allora, quando si parla di economia della conoscenza, si parla di tutte quelle attività economiche che possono svilupparsi intorno alle biotecnologie, ai nanomateriali, all'high tech, alla tecnologia dell'informazione e della comunicazione, cioè tutte quelle attività
che sono figlie di saperi particolari e in cui il sapere si trasforma in attività economica, in prodotti, in impresa, in lavoro. E questo è un bellissimo progetto nel quale purtroppo non abbiamo fatto tanta strada quanto avremmo voluto farne. Io però personalmente sono convinto che questo progetto che dobbiamo perseguire non è sufficiente, perché quante persone e quanta ricchezza può essere prodotta dall'economia della conoscenza? Un numero rilevante di persone, ma non abbastanza da impegnarci tutti o quasi tutti quanti siamo. E allora io, Marco Panara, quindi questa è una teoria non di un premio Nobel e neanche del premio Coppa del Nonno, ho sempre pensato che una delle cose, l'altra economia, che soprattutto per un paese come l'Italia, che ha nel saper fare una tradizione antica, l'altra economia che noi dobbiamo sviluppare accanto a quella della conoscenza è l'economia della qualità. Perché parlo di economia della qualità? Perché oggi per mantenere il nostro tenore di vita noi dobbiamo fare delle cose che valgono di più. Cioè noi dobbiamo creare valore, dobbiamo creare più valore, perché con quello che facevamo prima sul mercato vale di meno. Vale di meno perché ci sono tanti altri nel mondo che lo fanno e che lo fanno con costi, con strutture di costi molto più basse. E allora come facciamo noi a produrre delle cose che valgano quanto ci serve per vivere così, diciamo, non solo dignitosamente, ma con una qualità della vita elevata, che non è solo quantitativa la qualità della vita, lo sappiamo. E io penso che il modo che noi, la strada che noi dobbiamo percorrere è quella dell'economia della qualità. Ora, questa economia della qualità ha nell'Italia un terreno molto fertile, perché noi abbiamo una tradizione millenaria della qualità, della creatività, della innovazione di prodotto e di processo, abbiamo un'abitudine storica, diciamo, e un rigore nelle attività artigianali, una sapienza direi. Però tutto questo secondo me sta subendo due trasformazioni a mio parere positive. La prima trasformazione è che per un ciclo che è durato un paio di generazioni queste attività hanno perso valore sociale. Cioè l'agricoltore, che era un lavoro faticosissimo e lo è tuttora, ma lo era moltissimo fino agli anni 50-60, sperava che il figlio non facesse l'agricoltore. L'artigiano sperava che il figlio non facesse l'artigiano, preferiva che diventasse un impiegato oppure, se possibile, un professionista. Questo ciclo secondo me si è concluso. Cioè, a differenza della mia generazione, io ho 57 anni, probabilmente, io sono figlio di un medico, probabilmente se io fossi andato da mio padre e avessi detto a mio padre voglio fare il cuoco, voglio fare il meccanico, voglio fare il falegname, mio padre era un uomo molto liberale, non mi avrebbe precluso questa strada, però immagino che avrebbe avuto un problema a giustificare nell'ambiente nel quale lui viveva il fatto che suo figlio faceva un lavoro, diciamo, artigianale. Probabilmente la maggior parte delle persone intorno a lui avrebbero pensato che io ero talmente ciuccio che non andavo bene a scuola e quindi era meglio che facessi qualcosa d'altro invece che studiare. Ecco, la novità che mi sembra molto importante è che questo clima, che era un clima che veniva da un tempo nel quale la fatica di questi lavori era molto alta e la remunerazione era molto bassa, è cambiato. E quindi oggi il riconoscimento sociale di queste attività è un riconoscimento palese. Oggi, diciamo, fare il vostro lavoro di cuochi di qualità è un lavoro che ha un prestigio sociale. Cioè, se io vado in un salotto e c'è una persona che dice, come me, io sono un giornalista, e accanto a me, al tavolo, c'è una persona che dice, io sono lo chef di questo ristorante, state tranquilli che tutti quanti parleranno con lui, perché da lui avranno voglia di sapere cosa fa, come lo fa, che soddisfazione gli dà produrre, creare quei prodigi da condividere. È così come se qualcuno dice, io sono un ebanista. Così come se qualcuno dice io sono un agricoltore, un imprenditore agricolo.
perché queste attività hanno riconquistato, anzi conquistato un nuovo, come dire, una nuova reputazione che dà loro forza. E non è un caso che dà loro forza, perché l'economia che viene da queste attività, oltre alla bellezza di queste attività e alla gratificazione personale che possono dare a dei progetti di vita alti, c'è anche intorno una capacità, una potenzialità di realizzazione del proprio progetto di vita che è molto alta. La seconda componente, anche questa importante, è che questa economia della qualità, affidata anche alla sapienza delle mani, per questa economia della qualità affidata alla sapienza delle mani, la sapienza delle mani non basta più. Bisogna anche aggiungere la sapienza, cioè bisogna sapere, bisogna studiare. Oggi credo che questo sia un altro aspetto molto importante, molte esperienze ce lo diranno. Chi riesce a fare questo passaggio qualitativo ha spesso studiato molto di più di quanto non si facesse prima per fare un lavoro artigianale. Cioè ha studiato, ma ha studiato anche studi concettuali. Qui accanto a me c'è Rosetta Germano, per esempio, che è un'imprenditrice agricola e che è laureata in economia e commercio. Nico ha studiato all'università. Moltissimi ragazzi che tornano a queste attività lo fanno per scelta, dopo aver costruito una propria identità culturale, una propria idea della vita, avere un'autonomia di giudizio e avere anche degli strumenti per trasformare quell'attività in un'attività che diventa impresa, che è poi il meccanismo con il quale questa impresa diventa lavoro, diventa ricchezza, diventa benessere. Benissimo, questa è la mia valutazione dei tempi che viviamo ed è la componente positiva di questi tempi che viviamo, lo spazio che abbiamo per questa economia della qualità, per questi talenti ai quali si richiede sapere, saper fare, competenza, rigore, impegno, capacità di visione, tutte cose di cui Carlin Petrini, che è qui alla mia sinistra, è stato un precursore e un maestro. Io mi ricordo che io un tempo ormai lontano facevo il corrispondente in Estremo Oriente con base a Tokyo e giravo per tutti i paesi dalla Cina, Filippine, Corea, dove c'era in continuazione colpi di Stato, insomma, c'era un sacco di questioni e quindi alla fine degli anni Ottanta giravo molto. E ricordo che mi colpì moltissimo che in Corea, a Seoul, c'erano dei presidi di slow food, cioè conoscevano slow food, credevano in slow food. E la cosa poi negli anni successivi, quando la globalizzazione è diventata un motore che è uno dei principali che ha trasformato la società, vedere come cresceva questo elemento, che non era un elemento di freno della globalizzazione, ma era un elemento di ancoraggio, perché le radici sono una cosa straordinaria, se sono una forza e se non sono un limite. È questo che ci ha insegnato Carlin, ci ha insegnato che le nostre radici sono una forza, ma non sono un limite, perché Slow Food dice a ciascuno di noi: produci con rigore, con qualità, il tuo carciofo, che solo in quel pezzetto di terra dove tu hai le radici si può produrre, però lo dice a tutto il mondo e lo dice in una maniera tale che quel produttore di carciofo non si senta solo, ma si senta, come dire, partner, fratello, collega e competitore dei tanti altri che fanno delle cose che sono legate alle proprie radici. E così le radici si intrecciano e siamo tutti legati alla nostra storia e tutti partecipi insieme di una grande storia. Quindi grazie a Carlin per questa straordinaria lezione che ha dato al mondo, direi, del quale lui è diventato uno dei protagonisti. Però adesso vorrei dare la voce a chi questa economia della qualità l'ha interpretata con delle esperienze coraggiose e grazie al loro impegno e alla sapienza che hanno saputo metterci dentro e alla passione che ci hanno messo, anche di successo. E quindi io vorrei chiedere a loro, a ciascuno di loro, di raccontarcela questa storia e di dirci quali sono stati gli elementi, i fattori, i sentimenti che hanno guidato questa loro iniziativa. E vorrei cominciare con Rosetta Germano, che è qui alla mia destra. E Rosetta è un'imprenditrice agricola dall'altra parte della montagna, sul Gran Sasso,
dove insieme a sua sorella, riprendendo dopo aver studiato appunto per scelta l'attività della sua famiglia, ha sviluppato un'impresa interessante e importante. Rosetta, a te. Grazie. Buonasera a tutti, sono Rosetta Germano, vengo da Castel del Monte e sono imprenditrice agricola. Effettivamente sì, sono laureata in economia e commercio, però sì, mi sono laureata, ma la mia intenzione tutto sommato non è mai stata quella di fare la commercialista, di lavorare in banca o quant'altro. E di conseguenza già prima di laurearmi aiutavo in famiglia mio padre, che comunque era già allevatore a sua volta ereditato da mio nonno, quindi è un allevamento, un'azienda agricola appunto di generazione, e poi mi sono laureata e ho continuato in pieno con questa attività. Fino a 10 anni fa eravamo anche un'azienda agricola allevamento transumante, infatti andavamo in provincia di Foggia dove ho studiato. E 10 anni fa poi ci fu la svolta, perché per una serie di motivi, a cominciare dalla famosa infezione della Blue Tongue, non so se qualcuno di voi l'ha sentita nominare, per l'allevamento ovino fu un bel problema, per cui cominciarono ad esserci dei vincoli, degli obblighi, e di conseguenza decidemmo di rimanere stanziali a Castel del Monte. Sinceramente la realtà castellana rispetto alla transumanza, con tutto quello che concerneva, che non era semplice, però la realtà castellana è stata in un certo senso, diciamo, un po' più complicata, non fosse altro che per l'altitudine del paese e per le condizioni atmosferiche, che per chi va a sciare sono bellissime, però per chi deve lavorare un po' meno. E però vabbè, io parto da questo comunque, che alla base di tutto c'è la passione per quello che uno deve fare, e nel mio caso c'è la passione per gli animali. Di conseguenza credo che con quello riesci a superare qualunque cosa, ma in qualunque ambito, presumo. Poi, allora, eravamo solo un'azienda agricola numerosa, con parecchi capi, poi però 7 anni fa ho perso i miei genitori e di conseguenza abbiamo ridotto l'azienda, siamo rimaste in famiglia solo io e mia sorella, e quindi abbiamo avuto questo cambio, diciamo. Abbiamo ridotto gli animali, perché comunque purtroppo per un allevamento al femminile i problemi sono forse un po' maggiori, in quanto appunto con gli operai, comunque stranieri, perché purtroppo l'italiano, forse ecco adesso si torna in un periodo in cui anche l'italiano preferisce rifare quella vita, diciamo tra virgolette, però fino a qualche anno fa era abbastanza complicato trovare un italiano che lo facesse, per cui ci affidavamo chiaramente agli extracomunitari, e per un allevamento appunto femminile era complicato, per cui abbiamo ridotto gli animali, adesso abbiamo quelli che riusciamo a gestire io e mia sorella, abbiamo l'aiuto di qualcuno, vabbè, ma sporadico, e di conseguenza abbiamo abbinato all'allevamento anche un laboratorio di prodotti tipici. Allora, cosa dire? L'allevamento, vabbè, abbiamo pecore e capre, le capre sono sempre stata proprio la mia passione in assoluto, e da poco più di un anno abbiamo intrapreso anche, diciamo, ci siamo date all'apiario, quindi abbiamo messo su delle api. È un mondo veramente particolare, però bello, affascinante, e quindi produciamo anche miele. Lo posso dire perché le nostre apette sono state così brave l'anno scorso che per ringraziarci ci hanno anche prodotto il miele, poco ma ce l'hanno prodotto. E poi cosa dire, sempre legato alla mia attività, quindi alle pecore, facciamo parte anche di un progetto che segue il Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga, che è il progetto Pecunia, proprio per cercare di rivalorizzare la lana delle pecore, soprattutto quelle che comunque erano sempre state a Castel del Monte, che era la Gentile di Puglia, e ultimamente anche comunque la Merinizzata.
Con questo cerchiamo anche di fare proprio del filato. Fra l'altro ho fatto con passione anche un corso per il feltro, con tutto che comunque non era una realtà castellana, però mi è piaciuto e ho continuato anche in questo, e quindi valorizziamo, cerchiamo di valorizzare quelli che sono i nostri prodotti. Quindi facciamo dal pecorino canestrato di Castel del Monte, che appunto è un presidio slow food, e di cui siamo molto fieri di questa cosa, che è un prodotto, un formaggio al latte crudo, è ottimo, per chi non lo conosce è ottimo, e poi niente, penso che in breve ho raccontato quello che è la mia azienda. Grazie Rosetta. Dalle parole di Rosetta che cosa esce secondo voi? Secondo me esce il fatto che Rosetta sa imparare ed è pronta, Rosetta e sua sorella, che non è qui con noi oggi, ad affrontare nuove cose, perché da quello che ci ha raccontato abbiamo visto che si è resa disponibile a dei progetti di valorizzazione dei filati della lana prodotta dalle pecore, che non è una cosa ovvia, non è una cosa ovvia. E mi risulta che i suoi filati siano di qualità molto alta, che vuol dire che quegli animali sono tenuti molto bene, e poi anche di trasformarci, oltre che in allevatrice e produttrice di formaggio, anche in allevatrice di api e produttrice di miele. Questo segnale qui, io lo collego molto, scusatemi se insisto su questo punto, al fatto che lei ha un metodo, e ha quel metodo perché ha studiato. Allora, questa connessione tra una storia familiare, l'innesco su questa storia familiare di delle competenze e naturalmente di una personalità individuale che è aperta all'innovazione, ci danno, come dire, un possibile bellissimo, devo dire, itinerario. Bene, adesso ascolteremo un'altra storia, una storia di un imprenditore ormai affermato, non solo in Italia, che è Peppino Ursini, che è un produttore che, partendo dall'olio, ha sviluppato un'attività artigianale, che ormai chiamare artigianale dal punto di vista del metodo è assolutamente corretto, ma dal punto di vista della risonanza del suo marchio può sembrare limitante, nella trasformazione. E questo è un passaggio anche molto importante, perché che cosa vuol dire? Vuol dire aumentare il valore aggiunto di quello che si fa, e quindi aumentare la ricchezza che attraverso quello il territorio produce, torna al territorio dalla lavorazione sofisticata, nel senso di sapiente, di questi prodotti. Peppino, raccontaci un pochino quello che è, dove sei? Eccolo qua, che hai fatto, e tra l'altro le novità che ci sono, perché sono molto interessanti. Grazie Marco, buonasera a tutti. Mi hai definito imprenditore, io spiritosamente mi definisco intraprenditore, non so se riesce questo termine a far intendere cosa voglio dire. In realtà nell'arco della mia carriera, diciamo così, di imprenditore, ho affrontato diversi settori, tanto per scappare all'inizio dalla campagna, perché Marco tu mi hai ricordato mio papà che mi diceva nella fine anni 60, tu devi fare il geometra, tu non devi andare a raccogliere pomodori, non devi raccogliere l'uva, non devi raccogliere l'olivo, devi andare a fare geometra. E io insomma non sono mai stato un grande lavoratore in campagna, non mi è mai piaciuto andare, soprattutto l'estate a raccolta di pomodori, per me era piuttosto complicato, quindi cercavo di fare tantissime cose, ho cercato di fare il calciatore e non ci sono riuscito. Quindi a un certo punto a 16 anni ho dovuto decidere. E mio padre ha detto, senti papà, io non mi piace, voglio andare a fare altro, e pur di scappare sono andato a fare il ristoratore, o meglio in quel caso ho fatto il cameriere, ma come si suol dire sono stato fulminato sulla via di Damasco, perché entrando in un ristorante ho capito che quello era comunque un mondo a me molto vicino, e ho fatto anche il ristoratore per diversi anni, ma diciamo la vera illuminazione è arrivata intorno agli anni 95-96, quando ho deciso di lasciare anche quel mondo, perché per me era comunque dispendioso, poi non lo facevo con la famiglia, la facevo con molti dipendenti e quindi non era nemmeno così redditizio. Ho capito che era arrivato il momento di interpretare un prodotto che veniva appunto dal mondo agricolo.
La nostra famiglia da sempre è esperta in potature, cioè su tutti i potatori d'olivo, tant'è che il soprannome della nostra famiglia è Putì, che in gergo locale significa proprio potatore d'olivo. Proprio poco fa, tra l'altro, ho rivisto una persona, il caro Enzo, che ha vissuto con mio padre proprio l'epopea, diciamo così, della potatura degli olivi. E mio bisnonno, mio trisavolo, mio nonno, mio padre, i miei zii, tutti potatori d'olivo. Io no, io non l'ho voluto fare. Un po' come Bastian Contrario, ho detto no, io non voglio fare potatore, però voglio capire cosa posso fare con questa pianta, cioè che cosa riesco a ottenere da questa pianta. Ho iniziato ovviamente trasformando le olive, però chiaramente l'olio, cioè non è che il mondo dell'olio stesse aspettando me, ci mancherebbe altro. Ma ho cercato di capire che apporto potevo dare con la mia intraprendenza, con la mia magari anche curiosità, e diciamo che immediatamente mi sono reso conto che bisogna fare dei passi importanti, tant'è vero che in quel periodo il mondo, il vecchio mondo dell'olio d'oliva era ancora dormiente, quindi fare poco era già abbastanza, e quel poco che ho fatto mi ha consentito di entrare subito, diciamo, un mercato, oggi si definiscono mercati di alta gamma, ma in effetti così era, un mercato di livello importante. Però l'olio d'oliva e la trasformazione delle olive non erano comunque sufficienti per mantenere l'azienda, perché l'azienda, come voi potete ben immaginare, comporta diversi costi fissi, e quindi il mercato dell'olio d'oliva di nicchia era un mercato assai piccolo, anche se io sono andato anche subito all'estero, dove ovviamente ci sono risorse diverse, mercati più ampi e soprattutto meno competitività, però comunque non era sufficiente. Allora lì ho rispolverato quella che era per me, insomma, la vecchia passione del cibo, della ristorazione, e quindi con le persone che un tempo lavoravano con me nei ristoranti, anche qualche cuoco, visto che qui ce ne sono alcuni, abbiamo cominciato, diciamo così, sempre lì, un vecchio mondo, quello delle conserve, abbiamo iniziato a interpretare quel tipo di prodotto, e sono venuti fuori degli articoli molto originali, qualcuno forse mi conosce, forse li ha visti, ma devo dire che ci ha, anche a sorpresa, perché non mi aspettavo, a un certo punto ci ha aperto dei mercati impensabili, siamo presenti in negozi che erano un sogno per me fino a qualche tempo fa. Parliamo, tanto per dirne una, Fauchon Parigi, che è un tempio della gastronomia, dove già gli italiani sono in Francia, diciamo così, poco sopportati. Poi vendere in un negozio come quello a marchio nostro, perché io poi non faccio conto terzi, quindi fare un marchio e presentarlo in un negozio così importante è stato un grande successo, tanto è vero che molti colleghi non ci credono e mi chiedono la ricetta, non c'è ricetta, è stato semplicemente un prodotto che il francese ha apprezzato, ha capito e soprattutto ha premiato. Tu ti riferisci evidentemente invece per quanto riguarda l'iniziativa particolare, quella l'ultima, che è degli ultimi, insomma. Sì, certamente conoscete Italy, anzi qui il Carlin conosce molto bene il progetto Italy, l'ha visto nascere, conosce bene anche ovviamente il fondatore. Italy ha avuto un contratto, cioè, diciamo, ha fatto un contratto con la società dei nuovi treni veloci, quello che fa capo al gruppo Montezemolo della Valle, tanto per dirne alcuni. E cosa hanno fatto? Loro hanno fatto un contratto che dovevano servire la ristorazione di prima classe e quella della top class. Solo che Italy non è un produttore, Italy è un distributore, bravo, ma è un distributore. E quindi ha chiesto a me e altri due interpreti di questo settore di sviluppare un menù che poi deve essere ovviamente un menù che ruota, perché ogni 15 giorni va cambiato, e da servire sui treni, ovviamente con delle composizioni che loro hanno ben studiato, un menù dei vasetti, dei sott'olio, piuttosto che delle zuppe, piuttosto che dei pesto e quant'altro, ed è un lavoro che ci ha veramente inorgoglito, perché innanzitutto abbiamo scoperto un nuovo asse di sviluppo, perché fare un prodotto da servire sul treno senza olio, perché ce lo chiedevano di farlo senza olio, e quindi pensate un po', fare un sott'olio senza olio è già di per sé un paradosso. Poi la cosa ancora più strana, ci hanno chiesto di utilizzare prodotti di stagione per il menù di stagione. Ora, per antonomasia la conserva si fa per consumare un prodotto fuori stagione, quindi si fa il carciofo oggi per poterlo consumare magari a novembre, dicembre, gennaio, mentre in questo caso ci hanno chiesto invece di fare un sott'olio, comunque una conserva di stagione da consumare nell'arco di 3 mesi. E quindi è stato veramente una cavalcata entusiasmante, perché sono 10 mesi che lavoriamo su questo progetto, abbiamo sviluppato 40 ricette,
questo anche grazie ovviamente allo staff di cucina che abbiamo all'interno, perché poi le idee insomma vanno condivise con un gruppo di lavoro. E devo dire che oggi questi prodotti stanno andando molto bene, mi dicono meraviglie, perché insomma, a parte che i numeri sono quelli che sono, si capiscono subito, e la cosa ancora più interessante è arrivata la richiesta di Alitalia, cosa che noi non ci aspettavamo, perché Alitalia sulla scorta di questa esperienza vorrebbe in prospettiva sostituire i loro pasti sugli aerei, che voi che certamente sapete non sono un gran prodotto, lo vogliono sostituire con questa tipologia di prodotto. Noi faremo un test una settimana, l'ultima settimana di giugno, sul volo Roma-New York andata e ritorno di una settimana, i 2600 passeggeri mangeranno con i nostri prodotti, spero che sarà un prodotto gradito, e questo potrebbe appunto sviluppare uno scenario completamente diverso. Sì, artigiani sì, ma cominci poi a strutturarti, cominci a organizzarti. Le tecniche e i metodi sono ovviamente, devono rimanere artigianali, perché altrimenti non avrebbe senso, però cominciamo a vedere insomma che da una piccola cosa si può arrivare ad un discorso, devo dire, molto molto interessante. Peppino già ci porta in un'altra dimensione, no? Perché esporta un marchio proprio, comincia a essere sollecitato da dei canali che non sono soltanto di consumo, perché essere su, per esempio, con il proprio marchio, insieme a quello ovviamente dell'Italia o insieme a quello di Italo, sul volo Roma-New York con l'Italia, vuol dire che assaggiano i suoi prodotti una serie di soggetti internazionali o comunque che magari molto spesso non sono italiani, e quindi diventa anche un diffusore non solo di una cultura gastronomica ma anche di un prodotto, di un marchio, di un territorio. Però io volevo chiedere a Peppino una cosa, perché Peppino sta facendo anche un'altra esperienza. Ovviamente la dimensione di queste aziende è abbastanza piccola, e affrontare il mondo da così piccoli non è semplice, perché è molto costoso, richiede delle professionalità, degli investimenti molto costosi, e uno dei meccanismi, delle poche cose nuove che sono state avviate negli ultimi anni nel mondo dell'impresa, è quello delle reti d'impresa che sono state regolate. E che cosa sono queste reti d'impresa? Queste reti d'impresa sono un meccanismo che consente ciascuna impresa, mantenendo la sua autonomia strategica, finanziaria, di assetto proprietario, di marchio, eccetera, eccetera, però di mettere insieme alcune funzioni, per esempio il marketing internazionale, andare a vendere un prodotto di nicchia nel mondo è un costo abbastanza rilevante. Se invece si mette insieme 5, 10, 15 aziende che sono non competono sugli stessi prodotti ma sono affini, cioè si rivolgono a delle reti di distribuzione simili, magari questi costi possono essere gestibili e si può trovare un mercato più ampio per questi prodotti. Peppino, insieme ad altre imprese di qualità di varie regioni d'Italia, hanno cominciato a costruire questa cosa, e io volevo chiedergli due minuti se lui ci dice come è nata questa idea e come sta andando avanti, perché questo può essere di stimolo e di esempio per altri. Grazie. L'azienda ovviamente è un'azienda artigiana, siamo in 18 persone a lavorare nella nostra realtà, comprese me e mia moglie. Quindi, essendo appunto una piccola azienda, anche esigenze di ogni genere, su tutte ovviamente la gestione della vendita, del commerciale, del marketing, se vogliamo definirla così, anche se è una parola che insomma poco si appropria ad un'azienda di carattere artigianale, però ai noi dobbiamo comunque considerarlo, perché alcune tecniche fanno riferimento al marketing e quindi si chiamano così. E, dunque, cosa è successo? In realtà, prima che io venissi a conoscenza delle reti di impresa, che poi proprio tu mi hai informato recentemente, insieme ad alcuni, a quattro colleghi di altre regioni, sempre produttori di eccellenza, ognuno nella loro, diciamo così, categoria, uno che fa balsamico, uno che fa pasta nelle Marche, un altro produttore di biscotti, famoso Cantuccio di Prato, e un altro, diciamo così, cercatore e trasformatore di tartufi della provincia di Pisa. Ci siamo messi insieme perché le dimensioni più o meno sono identiche, le esigenze sono le stesse, i clienti sono gli stessi, anche l'aspetto logistico è lo stesso, perché i nostri articoli non hanno bisogno
di essere veicolati con il sistema frigorifero. Tutti hanno, tutti i nostri articoli, sia i nostri che quelli dei miei colleghi, hanno comunque una scadenza, diciamo che viaggia tra i 18 e i 24 mesi, quindi abbiamo potuto anche in funzione di queste considerazioni ragionare su, adesso l'ho scoperto che si chiama rete d'impresa, ma noi abbiamo fatto un'associazione di fatto, quindi non è né un consorzio né una società né niente di tutto quanto questo, ognuno di noi ha le proprie autonomie e abbiamo sviluppato una serie di iniziative. L'ultima in ordine cronologico è il Cibus di Parma, abbiamo fatto uno stand piuttosto importante che da soli nessuno di noi avrebbe potuto sostenere come investimento, però tutte e cinque insieme siamo riusciti a fare uno stand molto, molto bello, almeno così ci hanno detto, insomma, ma soprattutto molto funzionale. Noi, la forza di cinque aziende in realtà non è uno più uno più uno più uno fa cinque, in realtà è un moltiplicatore, perché noi abbiamo capito che insieme abbiamo attratto l'attenzione di tantissima gente, parlo di clienti in quel caso, e l'abbiamo soprattutto visto nei contatti. Io sono tornato a casa con un book di contatti così alto, cosa che non avevo mai fatto nelle precedenti rassegne fieristiche. Ma lo stesso è stato anche per gli altri colleghi, ma quei book sono diventati quintupli, perché insomma noi più ci siamo confrontati tra noi aziende e abbiamo visto che clienti o persone che mai e poi mai magari avremmo potuto toccare precedentemente sono arrivati al mio collega che poi me l'ha girati a me e viceversa. Ecco, queste tutta una serie di sinergie che sono, devo dire, molto interessanti. Stiamo adesso pensando addirittura di avere qualche agente in comune, perché anche sul mercato Italia questa è un'esigenza che noi abbiamo. Alcuni di noi hanno agenti dappertutto, la classica macchia di leopardo, un po' di qua, un po' di là, un po' di là, tutte e cinque insieme stiamo cercando di componendo una rete completa che copra tutto il territorio, ma soprattutto, cosa ancora più importante, stiamo mutuando fra di noi gli agenti migliori, cioè quello bravo a Cagliari lo prendiamo per tutte e cinque, quello bravo mio a Roma piuttosto che a Milano io lo do agli altri. Insomma, ecco, i vantaggi sono effettivamente importanti e direi fondamentali. Poi abbiamo scoperto che ci sono anche dei vantaggi di carattere fiscale, ben venga, però in realtà la rete di imprese è nata per esigenze fisiologiche, diciamo così. Perché io devo dire, sono contento che abbiamo qui la possibilità di parlare di questo argomento, perché l'Italia è andata avanti molto tempo sull'idea del piccolo e bello, poi il piccolo è passato un po' di moda perché effettivamente la sfida del mondo è talmente grossa, però io credo che nel piccolo ci siano tante virtù. E allora l'idea dell'insieme invece dell'idea del grande, o accanto all'idea del grande, chi è grande è grande, e i piccoli insieme possono avere una capacità di azione, di intrapresa, come ama dire Peppino, più che di impresa, che magari moltiplica le potenzialità di ciascuno e offre nuove opportunità. Quindi anche questa è una bella, importante esperienza. Terzo passaggio è questo piccolo viaggio tra questa eccellenza di Abruzzo e un'eccellenza proprio con la E maiuscolissima, che è quella di Francesco Valentini. Penso che non ci sia molto da dire su questo nome Valentini. A me piace, però ci tengo, come dire, a dire una cosa, ed è che prima di Valentini il vino abruzzese, non so, da un punto di vista della percezione dei mercati, non esisteva. Valentini ha trasformato il Trebbiano, il Montepulciano, il Cerasuolo, grazie alla sua straordinaria sapienza, il papà di Francesco, che Francesco ha ereditato con grande, essendo anche lui una persona di straordinaria qualità, ha insegnato, diciamo, all'Abruzzo a capire che sedeva, diciamo, di fronte a delle vigne che potevano produrre delle cose straordinarie, naturalmente non da sole, se curate, coltivate e poi lavorate i mosti eccetera eccetera in una maniera e noi oggi abbiamo un Abruzzo vitivinicolo che è una regione che ha un'offerta molto significativa, molto rilevante, di alta qualità, ma questo non sarebbe successo o non sarebbe successo ancora se non ci fosse stato un punto di riferimento, cioè qualcuno che dimostrava che era possibile con straordinario successo, perché i prodotti di Valentini sono, diciamo, le bottiglie che tutti noi desidereremmo bere
il più spesso possibile, ma purtroppo non ne produce abbastanza per la nostra sete. E quindi, vabbè, siamo comunque grati, perché quando le beviamo, beviamo un vero nettare. Francesco. Ti ringrazio per le belle parole, ma io credo che forse l'unico nostro vero merito è semplicemente quello di aver creduto nella nostra terra, nei nostri vitigni, e di aver cominciato per primi, tutto lì. E poi le cose sono venute piano piano da sé, un po' alla volta. Come abbiamo creduto anche in altre cose, in altri prodotti. Abbiamo creduto nel nostro olio, nella nostra cultivar, la dritta di Loreto, e anche lì ci siamo dedicati. E poi, infine, e forse quello di cui io vorrei parlare un pochino di più, perché parlare del vino sì è interessante, però alla fine finirei per annoiarvi. Vorrei parlare dell'ultimo nato nell'azienda, non perché voglia promuoverlo assolutamente, ma per raccontarvi perché è nato. Di solito un prodotto nasce perché si ha desiderio di promuovere, di iniziare a far conoscere un qualcosa. Io ho iniziato per protesta. Può sembrare strano. Che cosa? La pasta. 3 anni fa mi sono trovato, io premetto che la nostra azienda è un'azienda che produce uva, vino, olio, olivo e olio, ma produciamo anche dell'ottimo grano. Mi dedico molto, con molta attenzione, alla cultura del grano, alla concimazione, anche se poi è una cultura semplice, per riuscire ad avere un prodotto diverso, un prodotto particolare. Che significa un prodotto particolare? Significa un prodotto che ha delle caratteristiche chimiche, come per esempio un'alta percentuale di proteine, e il colore e via dicendo. 3 anni fa mi sono trovato nella condizione, come per gli altri anni, di dover ovviamente vendere il frutto del mio lavoro. Ho proposto questo grano all'industria agroalimentare, come facevo sempre no, perché spesso poi non lo coltivavo, lasciavo i campi abbandonati, perché è una coltivazione poco remunerativa, e poi vi spiego perché, e mi sono visto offrire un prezzo di 14 euro a quintale. Ora, voi 14 euro a quintale non vi dice assolutamente niente, però a un agricoltore dice molto, lo fa arrabbiare, se per non dire qualche altra cosa. Vi faccio un altro esempio. 25 anni fa il grano veniva venduto a 30.000 lire a quintale. Che significa questo? Che in 30 anni non è aumentato. Che significa che in 30 anni l'economia si è fermata? No. Fortunatamente il prezzo della manodopera è salito. Dico fortunatamente, perché altrimenti sarebbe stata una cosa disastrosa. I concimi, le lavorazioni, tutto sale. Il grano non sale. Mi sono chiesto perché non sale. Perché io devo regalare il mio lavoro all'industria? E allora mi sono, scusate la parola, non ne trovo altro, incazzato. E con mia moglie ho detto, non lo do, faccio come i faraoni, lo metto, lo nascondo pure in camera da letto, mi devo inventare qualcosa, perché non mi piace, c'è qualcosa che non mi quadra. E allora che cosa ci facciamo? E allora ho detto, veramente mia moglie ha detto, trasformiamolo, perché ormai l'agricoltura riesce a sopravvivere, non a vivere, con la trasformazione. Allora sono andato alla Camera di Commercio, ho registrato una nuova etichetta, un marchio, tutto quanto, ho trovato un pastificio che mi trasformava, che è un amico, Verrigni, che lavora con grani italiani che stimo molto. Stavo per partire, poi ho detto non posso partire. Perché? Perché io come azienda agricola posso trasformare il grano in pane o pasta fresca, ma non in pasta secca, perché quella fa parte dell'agroindustria. Cioè praticamente io mi sono trovato nella condizione che se semino il grano lo devo svendere, se voglio trasformarlo non posso trasformarlo. Questo, signori, io sono apolitico, ma questa è dittatura, eh. Allora che cosa devo fare? Ho cominciato a riflettere. Sono andato dall'amico Gaetano e gli ho detto, Gaetano, io non voglio guadagnarci, voglio fare una battaglia,
perché mi sono stufato di dover sottostare al monopolio delle grandi industrie, delle multinazionali, perché il discorso non riguarda solo il grano, riguarda tutto. Io potrei, ma dopo vi annoio, c'è il discorso dell'olio da fare, anche di quello che succede. Se c'è tempo poi ve lo farò. E allora ho detto, sei disposto a fare una battaglia insieme, senza scopo di lucro? Cioè a cominciare a far chiarezza, a far capire ai consumatori che cosa accade e anche che cosa mangiano? Lui mi ha guardato, sanno che sono un po' strano, quindi ha detto va bene, proviamo. E allora siamo usciti con questo grano, noi lo chiamiamo affettuosamente grano VV, Valentini Verrigno, Verrigni Valentini è più giusto dire, ed è completamente diversa la confezione. La confezione è provocatoria. Al di là del tricolore che abbiamo messo, non abbiamo usato la parola Made in Italy, che è una delle più grandi truffe che esiste in giro, giusto? Perché? Perché voi sapete benissimo, anzi forse molti di voi non lo sanno, che il Made in Italy non significa materia prima italiana, significa semplicemente che l'ultima lavorazione utile è avvenuta in Italia. Quando voi vedete dei pacchi di pasta o altri alimenti con scritto Made in Italy, non siete certi che questo prodotto è ottenuto da materia prima italiana. Ecco perché il grano io lo pago, me lo pagano 4 soldi, perché il 70% del grano con cui viene fatta la pasta arriva da fuori, dall'Ucraina, dal Kazakistan, dalla Turchia, dalla Canada e via dicendo. Però loro possono freggiarsi del termine Made in Italy, perché l'ultima lavorazione avviene qui. Allora non ho usato quel termine, abbiamo scritto pasta prodotta in Italia da grano coltivato in Italia, che è la stessa dizione dell'olio, che stranamente ce l'hanno permessa, ancora mi chiedo come mai, forse perché abbiamo avuto per un breve periodo un ministro in gamba, e poi ve lo siete ripreso subito perché non ce lo meritavamo, presso ottenuta dall'azienda agricola Valentini. Poi ci siamo fatti altre domande, dico, il consumatore deve sapere che grano mangia, giusto? Che grano ho coltivato? Ho coltivato il San Carlo, e allora perché non lo devo scrivere? Scriviamolo. Poi c'è un'altra cosa importante, il grano, la pasta che voi mangiate, non è sempre ottenuta dal grano dell'annata, scordatevelo, sono grani anche di 2, 3, 4 anni, non lo sappiamo. Con tutto quello che comporta, lo stoccaggio, lo sviluppo di aflotossine e via dicendo. E allora che cosa facciamo? Siccome io sono un produttore di vino e metto il millesimo, ho detto mettiamo il millesimo, il raccolto. Raccolto 2010 era. Cioè abbiamo voluto fare una filiera aperta, perché il consumatore ha il diritto di sapere. La truffa del Made in Italy comporta sostanzialmente 2 danni. Il primo danno è che il consumatore si illude di ciò che mangia, ma non ne ha veramente consapevolezza, non ne è certo. E poi la truffa è nei nostri riguardi, perché noi produttori subiamo una sleale concorrenza, perché quelli che vanno a prendere la materia fuori la pagano 4 soldi, perché 4 soldi costa la manodopera, e quindi ci fanno una sleale concorrenza. Sia ben inteso, io non entro nel merito della qualità dei prodotti, perché poi sarà il consumatore a decidere. E allora cosa abbiamo messo? Abbiamo messo anche la filiera aperta, perché il consumatore ha il diritto, questo è un diritto sacrosanto, in un paese democratico tutti devono avere il diritto di sapere cosa scelgono. Abbiamo scritto l'azienda dove è stato coltivato il grano, abbiamo scritto il mulino dove viene macinato, mulino Flavum vicino Perugia, che è uno dei pochi che macina grani italiani, e pastificato dal pastificio Verrigni, che lavora solo con grani italiani. E poi che cosa altro abbiamo fatto? Io ho detto, Gaetano, guarda, io non voglio che tu mi paghi il marchio, pagami solo il, perché c'è anche il mio marchio, pagami soltanto il grano e dammi però una pagina. Lui mi ha guardato, che significa la pagina? Il retro della confezione, dice, che ci fai? Ci scrivo qualcosa, ogni anno ci scrivo qualcosa. L'altro anno abbiamo scritto dei concetti, quest'anno ne abbiamo scritto un altro. Brevemente lo leggo e poi vi ridò. Cioè usiamo il pacco come manifesto per poter comunicare con il consumatore, perché è l'unica possibilità che abbiamo. Lettera aperta ai consumatori, quest'anno c'è nel raccolto 2011, poi un pochino Gaetano l'ha cambiato perché aveva paura, perché io poi sono un po' pericoloso. Comunque i concetti sono rimasti invariati.
Ad un anno dall'uscita della pasta tutta italiana Verrini, ottenuta da grani dell'azienda agricola Valentini, abbiamo deciso anche quest'anno di proseguire con la produzione non tanto per motivi puramente commerciali, quanto in particolare per cercare di aiutare a far chiarezza sul termine Made in Italy, che troppo spesso è riferito soltanto alle fasi di lavorazione e confezionamento del prodotto, escludendo totalmente l'origine e la provenienza della materia prima. Per questo motivo si è voluto offrire al consumatore l'opportunità, che in realtà è un diritto, di avere una totale, completa e soprattutto trasparente tracciabilità del prodotto a partire dalla terra per finire al pastificio. Con questo non intendiamo assolutamente essere contrari a un libero mercato, anzi, semplicemente vorremmo che il consumatore finale, avendo già a disposizione una completa tracciabilità, possa scegliere in assoluta libertà e consapevolezza ciò che intende acquistare e consumare. Oltre a ciò, si eviterebbe che i produttori di grano italiano subiscano una sleale concorrenza dei prodotti esteri, ottenuti con costi estremamente più bassi. Riteniamo che questo semplice accorgimento sia sufficiente a garantire il nostro prodotto nazionale, essendo certi e fiduciosi dell'altissima qualità della materia prima italiana. Inoltre, l'utilizzo di detta materia prima non significa solo garanzia di altissima qualità, ma vuol dire anche valorizzazione del nostro territorio, delle nostre tradizioni e culture. Non dimentichiamo infine che in questo momento di profonda crisi, l'uso della materia prima nazionale vuol dire anche sostenere la nostra economia e ridurre gli indici di disoccupazione nazionali. Convinti e sinceri sostenitori di questa battaglia, salutiamo i nostri consumatori con un viva l'Italia. Sì, perché signori, voi non lo sapete, ma noi siamo in guerra con le multinazionali, voi da tempo ci siete. Però, siccome vediamo che non vediamo aiutati dai nostri politici, e allora noi semplici piccoli imprenditori cerchiamo semplicemente di difenderci. Grazie, scusate per lo sfogo. Beh, allora dobbiamo ringraziare Francesco Valentini non solo per l'ottimo vino, l'ottimo olio e l'ottima pasta, ma anche perché porta avanti un interesse generale, che è quello per il consumatore di essere avvertito, di essere informato su che cosa mangia, che è una cosa veramente molto, molto delicata. Vedete quanta ricchezza e articolazione di esperienze intorno a questo tavolo, parlando di questi argomenti. E adesso ne sentiamo un'altra del nostro padrone di casa, Nico Romito, che meno che mai lui qui ha bisogno di presentazioni. Però Nico è uno chef giovane di riconosciuta bravura, e le stelle Michelin lo testimoniano, lo garantiscono per certi versi, ma è anche uno chef con una notevole capacità innovativa, non solo per quanto riguarda i piatti e quindi la cucina, ma anche per quanto riguarda il modo di proporre l'accoglienza, l'ospitalità. Ed è anche un uomo coraggioso, perché ha avviato questo progetto che ha realizzato, bellissimo, nel quale noi siamo qui ospiti questa sera, che è una testimonianza di questa bisogno, direi, di andare avanti, di costruire, di creare, di allargare, di diffondere. Questi giovani studenti che sono qui davanti sono un altro pezzo di questo progetto, e questo è anche un segno di una straordinaria vitalità, secondo me, che si manifesta nella parte, diciamo, del suo core business, come si usa dire adesso, cioè produrre dei cibi straordinari, ma anche in tutto quello che ciò può accompagnare. Quindi Nico, grazie innanzitutto di averci ospitato per questo incontro, e raccontaci un attimo anche tu la tua storia. Grazie a tutti, e innanzitutto ringrazio tutte le persone che sono qui e che sono venute qui a casa nostra. Ringrazio Carlin Petrini, l'assessore Gatti, e i miei amici produttori, Marco Panara, Slow Food Abruzzo Molise, e voi, e soprattutto i ragazzi che sono qui in prima fila in divisa. E
Sarò breve perché non mi va di togliere la parola agli ospiti, io sto sempre qui, quindi quando volete potete venire a trovare e visitare il luogo, perché molte volte visitare il luogo e vedere come lavoriamo racconta di più che, e fa vedere la nostra filosofia. Innanzitutto il progetto Casadonna è un progetto di squadra, è un progetto che nasce fortemente per rimanere legati al nostro territorio. E perché? Perché 3-4 anni fa io avevo un ristorante a Rivisondoli, mi rendevo conto che avevo tante idee e tante richieste anche nazionali, internazionali, proposte di lavoro molto importanti. Però io ho detto, se il territorio mi ha dato questa visibilità, perché mi chiamano dal Giappone per fare lo chef manager, allora no, devo fare in modo che devo rispettare questo territorio, e sono convinto che il territorio, che a volte viene visto come un limite, può essere una grande opportunità. Cioè, molte volte il paradosso della globalizzazione è stata proprio la nascita del prodotto locale e delle arti locali. Allora l'idea della scuola nasce, perché nasce l'idea della scuola? Perché io ricordo che negli ultimi 3 anni ricevevamo tantissime mail di ragazzi che volevano venire in cucina nostra a fare degli stage formativi, ma veramente tanti, italiani e non solo. Allora ho detto, qual è l'idea che per valorizzare la nostra scelta di rimanere qua, ma soprattutto per valorizzare la cucina, ma pure il proseguimento della cucina, perché molte volte trasferire le mie idee, trasferire la mia filosofia a dei ragazzi che entrano nella mia cucina vuol dire pure acquisire le loro conoscenze e riuscire dalle loro idee, dalle loro domande a prendere nuove idee e a crescere. Oggi, stamattina, c'è stata una lezione bellissima con Carlin, con tutti i ragazzi e i ragazzi del Reale. E si parlava proprio di questo, si parlava di quanto è fondamentale la formazione, lo scambio culturale e soprattutto raccontare i propri saperi e sapori ai miei allievi, perché oggi abbiamo visto ci sono state delle domande che ci hanno fatto riflettere e comunque ci hanno dato delle informazioni che hanno fatto crescere pure a noi. Allora è nata l'idea, vedendo questa struttura che era in condizioni diverse da queste, però una posizione geografica bellissima, questa natura che ci circonda, ho detto proviamo a fare questo progetto, quindi trasferiamo il Reale all'interno di questa struttura e creiamo un centro di formazione. Un centro di formazione però non una scuola, che molte volte ci sta la scuola di cucina dove si arriva, si impara un piatto, no, ma un centro di cioè si impara un piatto e quindi una scuola di un livello medio, ma creare un centro importante dove è fondamentale che entri la cultura in questo centro. Allora lì l'incontro con Slow Food, l'incontro con l'Università di Scienze Gastronomiche e la mia voglia di collaborare e far sistema con loro, perché ho detto noi inseriamo la capacità tecnica, le nostre conoscenze, l'università, la propria cultura, quindi i propri professori, i propri docenti, la Slow Food, i propri produttori, ci fa conoscere altri produttori. Noi già siamo molto sensibili al mondo delle produzioni locali, però sicuramente l'ingresso di Slow Food Abruzzo Molise, Slow Food nazionale, ci porterà altre conoscenze. E quindi è nato questo gruppo. Questo gruppo, noi siamo partiti a maggio, abbiamo inaugurato la scuola, abbiamo accreditato la scuola, quindi la nostra scuola è un centro di formazione superiore riconosciuto dalla Regione Abruzzo. Siamo stati abbastanza veloci nella pratica, è da dire molto sensibile l'assessore che è qui, Paolo Gatti, e tutto lo staff, perché si è reso conto che il progetto era un progetto vero, un progetto pulito, un progetto che comunque aveva le gambe per muoversi. E quindi è partita questa scuola. I ragazzi, la cosa bella è che i ragazzi vengono da tutta Italia, e io ricordo quando abbiamo fatto dei test d'ingresso e abbiamo detto facciamo dei test motivazionali. A noi non interessa la capacità di saper cucinare, ma a noi interessa più la motivazione e la cultura dei ragazzi che,
che entrano all'interno della scuola. E ricordo, mi chiama questo ragazzo, e prende l'aereo, arriva a Roma, affitta la macchina, arriva qui. Il ragazzo della Sardegna che sta in prima fila, come è arrivato qui, ci ha raccontato tutto il percorso che aveva fatto, più motivato di questo, abbiamo detto ok, non ha assolutamente... abbiamo visto la voglia e l'interesse proprio nel lasciare il proprio territorio, la Sardegna, e venire qui e trascorrere 4 mesi, vuol dire che la motivazione è molto alta. Chiudo perché mi piacerebbe che lasciare la parola e più tempo agli altri ospiti. Parlare un attimo del cuoco, la figura del cuoco oggi. Innanzitutto il cuoco è un ambasciatore del proprio territorio, è colui che trasmette la cultura materiale del territorio, fa crescere un territorio. Perché che vuol dire fa crescere un territorio? Perché se il cuoco è intelligente, è maturo, è sensibile alle biodiversità, deve assolutamente utilizzare i prodotti del proprio territorio, li deve far conoscere ai clienti che vengono da fuori. Perché se io uso un pecorino di Scanno, io devo, quando porto al tavolo quel pecorino, devo raccontare dove è fatto quel pecorino, chi lo produce, e il valore mio è proprio quello, cioè raccontare quella diversità che solo io oppure i ristoranti qui vicino possono avere, perché conoscono il produttore, riescono pure a chiedere al produttore un determinato tipo di formaggio per quella trasformazione. E poi una cosa importante è il rapporto che il cuoco deve avere col mondo esterno. Mondo esterno che vuol dire? Tutta la parte pure delle scorie, dei rifiuti. Cioè molte volte, immaginate quanta materia prima noi andremo a trasformare e quante scorie noi produciamo. Immaginate una gestione sbagliata di questo. Questa è cultura, vuol dire rispettare l'ambiente. E poi l'ultima cosa, e chiudo qui, che importante è l'apertura di questa scuola su tutto il territorio. Cioè noi accogliamo, oltre ai ragazzi che vengono da tutte le parti, i ristoratori locali abruzzesi, siamo pronti a qualsiasi confronto, abbiamo voglia di aprire le porte, e non a caso a breve partirà un corso per 15 ristoratori dell'Alto Sangro, proprio perché se loro crescono e noi cresciamo, tutto il territorio cresce e l'economia locale cresce. Grazie. Grazie Nico. Anche Nico merita, secondo me, due piccole riflessioni aggiuntive. La prima è questa: in effetti la cucina di qualità e il successo della cucina di qualità ha un effetto di fertilizzazione del territorio, perché il rapporto tra uno chef esigente e sapiente e i suoi fornitori è un rapporto, diciamo, che aumenta la qualità di tutti e due. E questo è molto importante. Io l'ho visto in molti posti, questo, dove la nascita, l'arrivo di delle generazioni di nuovi ristoratori che erano esigenti nei confronti dei loro fornitori, ha trasformato questi fornitori e li ha resi poi dei fornitori in grado di fornire anche mercati diversi, mercati non solo vicini, perché hanno acquistato, attraverso questa osmosi passione per la qualità e di conoscenze, la capacità di stare sul mercato più grande. Quindi questa è una cosa molto, molto importante, direi. L'Abruzzo è fortunato ad avere Nico e altri ristoratori di grande livello che hanno una visibilità nazionale, perché questo porta dietro la visibilità nazionale dei prodotti, ma soprattutto la crescita dei produttori. Questo è fondamentalissimo. Il secondo concetto molto bello, secondo me, che ha detto Nico, e che è una cosa che in Abruzzo abbiamo visto, devo dire, e questo è il settore della ristorazione, della, diciamo, enogastronomia, è più avanti degli altri, che la competizione, che è naturale, non è qui mors tua vita mea, ma è anzi, come dicevo prima, insieme è meglio. Cresciamo insieme, perché si allarga la torta e va bene a tutti. Guardate che questo, nel mondo dell'impresa, dei rapporti economici, voglio dire, molti di voi hanno una storia legata alla terra
E voi sapete come anche la mentalità contadini sia una mentalità, diciamo, in cui i rapporti di buon vicinato non sono proprio un classico e in cui appunto ci sta una cultura di chiusura. Nel mondo dell'impresa è abbastanza anche così, cioè c'è purtroppo una tradizione di antagonismi personali. E invece questo nuovo messaggio è un messaggio culturale importantissimo, che appunto che nasce dal fatto di capire, cioè dal fatto che si è in grado di capire come va il mondo, e in questo mondo insieme è meglio e insieme si cresce da soli. Qualcuno ci riesce, moltissimi no, ma i frutti sono un pochino più striminziti. Quindi grazie a Nico anche per questi due concetti che si aggiungono alle tante sollecitazioni che sono qui giunte. Prima di affidare, ascoltare l'assessore e poi Carlin Petrini, io volevo chiamare a raccontarci la sua esperienza Nicola Del Vecchio, che è un imprenditore giovane di 26 anni di Campobasso, il quale si è laureato all'Università delle Scienze Gastronomiche di Pollenzo, che è, diciamo, stata ispirata da Slow Food, è molto legata al mondo di Slow Food, e Nicola è tornato in Molise e ha avviato in una maniera, diciamo, la sua attività dopo aver fatto questo itinerario. Come è andata? Che tipo di effetto ha avuto fare questo passaggio a Pollenzo? Salve, grazie. Beh, direi, cosa? Infatti è lusinghiera questa cosa. Beh, direi che passare per Pollenzo come Giovanni, come Alessandro lì, sia stato a dir poco illuminante, perché trattare a 20 anni di tematiche che oggigiorno possono sembrare avulse dalla società, che è il cibo, in quanto con la fast life abbiamo perso quello che è il concetto di vita e quindi di cibo come motore dell'economia. Passare per Pollenzo e vedere quante sfaccettature abbia la produzione, la trasformazione di materie prime, la vendita e quindi tutti gli indotti che possono essere creati sul cibo è stata una rivelazione. Quindi l'università in questo senso mi ha aperto, è stata la via di Damasco per quanto riguarda la mia vita. Beh, io sto avviando un progetto di rivalutazione territoriale su cui ho basato due tesi, la prima della triennale ma la seconda più strutturata della magistrale, che si basa su dei concetti, innanzitutto il buono pulito giusto, che appunto qui abbiamo il testimone per antonomasia, ma il concetto di design sistemico applicato all'agricoltura. Il design sistemico prevede una cooperazione di tutti gli elementi e una messa di questi elementi a sistema in tutti gli ambiti della vita. Io l'ho applicato a quello dell'agricoltura, quindi partendo da una base di 90 ettari di terreno ereditati dalla mia famiglia, ho iniziato dal 19 di aprile dell'anno scorso una cooperazione tra 5 aziende agricole nel territorio di San Giovanni in Galdo, che è in provincia di Campobasso, precisamente a 5 km a Campobasso, cooperazione tra aziende agricole che stanno mettendo a disposizione i propri terreni, le proprie strutture per iniziare un discorso di produzione di materie prime basate chiaramente sulla qualità, sulla riscoperta delle specie e delle razze autoctone, quindi produzione dal fieno al grano, per poi trasformare queste materie prime in prodotti di qualità e tramite i GAS, i GAC e i GAT, che sono appunto degli acronimi per i gruppi d'acquisto solidale, gruppi d'acquisto collettivo e gruppi d'acquisto territoriale, sviluppare una rete di consumatori attenti che possano in qual modo permettere la sopravvivenza di questo sistema tramite l'espansione, ovvero una clientela che innanzitutto aderisca ai progetti di equità sociale, ovvero di promozione di quello che è il concetto che questo progetto porta con sé,
e soprattutto di rivalutazione territoriale, perché comunque io mi ritrovo con lei assolutamente, perché è una dissidenza la mia nei confronti della società che c'è in questo momento, in quanto siamo dei consumatori poco attenti che devono riscoprire le proprie origini per poter rimandare avanti l'economia, perché questo, l'Italia si basa su agricoltura e turismo. Quindi diciamo, svilire questo concetto è quantomeno sbagliato. Quindi su questo sistema, che io definisco autopoietico, vale a dire che si autocrea, perché chiaramente gestire tutta la filiera dalla produzione alla trasformazione, per poi giungere anche all'educazione, quindi alla fornitura degli ospedali, delle scuole, quindi creazione di fattorie didattiche, scusate, e quindi turismo consapevole, penso sia la chiave per uscire dalla crisi che attanaglia oramai i giorni nostri. E tutto questo, e qui mi ritrovo anche col signor Romito, su un pilone fondamentale che è la sostenibilità. Io ho creato 5 tabelle che calcolano, nella mia tesi, calcolano input e output di ogni settore, dall'agricoltura all'allevamento alla trasformazione, e la quinta è appunto le risorse derivate, vale a dire un impatto zero che proviene da tutti quanti i settori, che permette appunto la sostenibilità totale dell'intero sistema, non solo di una produzione che può essere quella casearia o quella non lo so, bovina o trasformazione di pane e così via. Quindi applicato a tutti quanti gli ambiti produttivi, trasformativi e commerciali. Di questo, che è il progetto che vorrei avviare, cioè che vorrei avviare, che ho già avviato, però per cui mi sono dato 20 anni, quindi non è una cosa da poco, ho iniziato come agricoltore, allevatore anzi, ho 75, la mia esperienza nasce dall'anno scorso a livello lavorativo, quindi mi sento anche un po' a disagio tra questi guru della produzione e della qualità, quindi. Però l'importanza è... Sto cercando di creare una rete di associazioni e di produttori. Con l'Arca Sannita, che è un'associazione molisana, abbiamo piantato un meleto di 200 piante di 10 varietà diverse. L'Arca Sannita ha riscoperto e ha ripropagato 94 specie di mele solo molisane, 74 di pere e più altre 150 ecotipi tra fichi, ciliegie. Quindi ho iniziato a lavorare a livello di varietà sul meleto. Avevo come dotazione 350 alberi di ulivo, ne ho impiantati altri 100 di varietà sperone di gallo autoctona del Molise. Nel frattempo ho avviato un allevamento e sto aspettando un PSR per la creazione di una stalla per ovini, e siamo io e un altro ragazzo che mi sta aiutando con 70 capi di gentile di Puglia, con cui doppia attitudine, quindi sia carne che formaggio, per appunto iniziare a vendere, anzi prima che vendere sperimentare, produrre e trovare la ricetta giusta per la qualità, con il latte della Gentile di Puglia, che comunque è un ovino che produce pochissimo latte, ha più attitudine carne, però ha una base grassa che è un buon presupposto per la trasformazione, e la Laticauda, che è un altro vino del Sannio inferiore, che è quello di Benevento. Per questi sono i progetti, questo è quello che esiste in questo momento, oltre che alla produzione di olio. Nell'immediato sto cooperando con un mulino che si chiama Mulino Cofelice, che ha già recuperato e sta sviluppando dei progetti con degli agricoltori sul grano Saracolla e Carosella, che sono stati, e grano Senatore Cappelli, che sono dei grani che sono appartenuti comunque all'ambito produttivo molisano, sia, ma suppongo anche abruzzese, non so se li ha mai sentiti, ma comunque quello molisano, che sono ottimi per la panificazione e soprattutto per la produzione di dolci. Questo chiaramente solo in un'ottica, che è quella che lei promuove giustamente, che è la rete d'impresa,
che è l'unico modo per poter, io questo da solo non posso farlo, 20 anni mi servono ma comunque avrò bisogno di gente, e lavorare con altre aziende agricole, trasformatori, persone che possano apportare il proprio sapere, è, penso sia l'unico modo per andare avanti. Bravissimo Nicola, mi piace questo fatto di pensare lungo in un tempo in cui ci sembra che il domani, cioè che dobbiamo consumare tutto con grande rapidità, invece avere dei progetti lunghi, secondo me, anche nonostante la giovane età di Nicola, dimostra grande saggezza. E insisto sul fatto che anche la sua esperienza, molto bella, la quale auguriamo, ma siamo abbastanza sicuri che avrà grande successo, parte dal concetto che insieme si può costruire un futuro migliore, per certi versi si può innovare, si possono fare delle cose importanti. Questa è una sfida molto complicata, perché richiede un ambiente, cioè creare valore attraverso la qualità, che è la sfida di oggi, di tutti, funziona se, come dire, si è in un ambiente che consente, facilita la creazione di valore. Cioè, creare valore da soli è possibile, ma è molto difficile. Creare valore insieme è più probabile. Creare valore in un ambiente nel suo complesso, culturalmente e soprattutto istituzionalmente sfavorevole, è difficile. E quindi le istituzioni hanno un ruolo molto importante in questa cosa, per la rimozione degli ostacoli, che è uno dei problemi più gravi, perché molti degli ostacoli sono artificiali, artificiosi, opportunistici o semplicemente sedimenti di fasi del passato, ma anche promuovere. Uno dei punti chiave di questa operazione è quello della formazione, perché sapere e saper fare insieme, avete visto cosa ci ha detto Nico, io insegno dentro la cucina, però io so e sento che ho bisogno di dare e di prendere da questi ragazzi che vengono ad apprendere qui da me anche un'altra cosa, e quindi mi collego con l'università, perché questa formazione è una formazione molto più articolata, in cui appunto il sapere e il saper fare si mischiano. Noi su questo, diciamo così, non siamo stati molto bravi come Italia. Noi abbiamo trascurato moltissimo le tecniche, abbiamo in parte lasciato morire antichi saperi e antiche competenze, e come sistema formativo non siamo stati molto bravi. Però oggi questa sfida è quella fondamentale, e le regioni in questa attività della formazione hanno un ruolo centrale. La regione Abruzzo è quella della quale noi oggi stiamo parlando, e sono molto contento di sapere che la regione Abruzzo ha capito e ha dato il suo imprimatur a questa iniziativa di Ricoromito. Ma naturalmente la sfida per la regione è molto forte, riguarda una serie, una gamma molto ampia di attività e una gamma molto ampia di soggetti, perché come sappiamo i giovani, che purtroppo non sono abbastanza nel nostro paese perché ne facciamo troppo pochi, sono relativamente pochi, ma molti di questi non trovano lavoro, e molti non trovano lavoro perché non hanno i saperi giusti, non hanno le competenze che sono quelle che oggi l'economia, le relazioni, il mercato, se così vogliamo dire, richiedono. E quindi sentiamo adesso dall'assessore Paolo Gatti, che si occupa della delega per la formazione della regione Abruzzo, come lui sta affrontando questa importantissima sfida. Grazie, buonasera a tutti, soprattutto grazie per l'invito. Un saluto particolare ovviamente all'ospite, al fondatore di Slow Food, Carlo Petrini. Normalmente quando partecipo a questi convegni penso di avere sempre molte più cose da dire piuttosto di quelle che devo ascoltare. Non è il caso di oggi. Non è il caso di oggi, perché questo è stato ed è uno spazio di ascolto e di riflessione molto utile
e anche molto intelligente, vorrei dire. Quindi complimenti per a chi l'ha organizzato. Ho preso anche un sacco di appunti, cosa che non faccio quasi mai, però non vi spaventate, sarò breve. Ho ascoltato esempi molto, molto positivi. La scelta di passione e di qualità di Rosetta. Ho appreso anche cose molto interessanti, che forse su Alitalia mangeremo meglio, speriamo. Ho appreso anche cose che in parte già conoscevo da un punto di vista dei nostri prodotti italiani, ma mi manca di sapere dove posso comprare la pasta WW, e mi interesserebbe saperlo. Ma soprattutto ho capito che c'è la comprensione del fatto che l'ascensore sociale a cui faceva riferimento all'inizio il dottor Panara, le coordinate di questo ascensore sociale stanno cambiando. Come forse è giusto che sia, perché rispetto alla narrazione un po' triste, un po' lagnosa, anche se giustificata, di un momento così difficile che stiamo attraversando, rispetto a questa narrazione credo che sia necessario cominciare a immaginare qualcosa di diverso, anche se dico subito, non può essere la Regione Abruzzo o l'Italia da sola a ripensare un sistema di sviluppo e di convivenza civile. Qui è in crisi, e mi sembra evidente, un modello occidentale complessivamente inteso di costruzione economica e di convivenza civile. Però possiamo fare tante cose, perché il nostro paese è un paese che, se riesce a ripartire dall'origine delle cose, oggi ho sentito riparlare dell'origine delle cose, dei prodotti della terra, se riusciamo a ripartire da qui e su questo innestare alcune che sono nostre qualità storiche, vorrei dire, il gusto, l'innovazione, la capacità artistica, laddove artistico nel senso di proprio di ars, di arte di saper fare, con le mani, con il cervello, con il cuore. Io credo che sia una prospettiva possibile. Quando scriviamo e scrivete sul titolo Antichi mestieri e nuove opportunità, secondo me significa che cominciamo ad avere una qualche consapevolezza del fatto che le cose dovranno cambiare e dovrà esserci una fase nuova. Noi come Abruzzo, nel nostro piccolo, dobbiamo dare un contributo a questa fase nuova, che significa ripartire dalle nostre peculiarità, dalla nostra storia, dalle nostre tradizioni, che spesso evochiamo e qualche volta invochiamo, per la maggior parte di volte inutilmente. Quando prima il dottor Panara dice dall'incontro tra i produttori e un artista nel senso pieno del termine come Nico, nel senso, voglio dire, letterario del termine, cioè sapienza delle mani, conoscenza dei prodotti, conoscenza del territorio, genio nell'innovare, sia pur nel solco di una tradizione. In questo incontro c'è una crescita, c'è una ribalta per i nostri prodotti, c'è una ribalta per la nostra immagine di regione, c'è un risvolto turistico, che se uno non lo vede vuol dire che ha dei problemi, diciamo, ha dei problemi di vista, e c'è un risvolto per una nuova economia. Nico, oltre a essere un artista, è stato anche una persona molto coraggiosa, perché quello che ha fatto è un investimento imprenditoriale, che è una cultura che noi stiamo cercando di divulgare come regione, anche in un momento così difficile. Cioè, l'imprenditore è uno che spesso non dorme la notte, che fa fatica, soprattutto in un momento come questo, boicottato dalla burocrazia e da un livello di tassazione francamente del tutto illiberale e inaccettabile, ma a questo siamo voluti arrivare. Allora, quando Nico chiede di accreditarsi alla Regione Abruzzo, il compito della Regione Abruzzo è semplicemente di non ostacolare una persona che sa fare. Lui ha saputo fare, trattasi di pratiche burocratiche, le ha fatte, erano fatte bene e bisogna andare avanti velocemente. Quando ci siamo insediati all'inizio del 2009 in questa regione c'erano 400 enti di formazione, dottor Panara, e quindi praticamente la formazione poteva fare anche mia nonna tranquillamente nei settori più disparati. Immaginiamoci che adesso ne sono 100, abbiamo stabilito delle regole un po' più ferre, ma insomma domandiamoci un po' se non è per noi una ragione di orgoglio che una persona come Nico possa fare alta formazione nell'ambito della cucina
italiana, e quindi abbiamo fatto semplicemente il nostro dovere. Una cosa che dovremmo invece fare, ma non dipende purtroppo soltanto dalla regione, è un cambiamento culturale che faccia comprendere questi parametri diversi da un punto di vista dell'ascensore sociale, perché oggi capiamo tutti che essere uno chef di alto livello o un produttore di altissimo livello come Valentini è sicuramente motivo di un grande prestigio sociale. Ma lo stiamo cominciando a capire adesso e succederà così nei prossimi mesi, nei prossimi anni per altri antichi mestieri. Soltanto che abbiamo il dovere di farlo capire ai nostri giovani, di farlo capire a tanti ragazzi che hanno 16, 17, 18, 19 anni e che vivono illusioni sbagliate, illusioni in stile anni 60, 70, 80 di un'Italia e di un mondo che non c'è più. E sotto questo aspetto è importante il ruolo della famiglia, è importante anche il ruolo, sarebbe importante il ruolo della scuola e anche delle istituzioni. Quindi io sono molto, molto grato a voi per questo convegno intelligente e spero che possa essere l'inizio della divulgazione di un nuovo modo di approcciare le difficoltà di questo tempo, che possa essere un modo di superare le tante difficoltà che ciascuno di noi vive quotidianamente, ma soprattutto di riscoprire la parte migliore delle nostre origini che possono aiutarci a costruire un futuro migliore. Grazie Assessore. Sì, dobbiamo veramente lavorare molto su questa cosa che secondo me già nei fatti della percezione, diciamo, del recupero di reputazione, di credibilità sociale, di prestigio sociale, una serie di attività, e questo secondo me poi convincerà molti giovani a fare delle scelte più vicine alla propria natura, ai propri talenti, e mi auguro che trovino sul territorio delle strutture in grado poi di aiutarli a crescere. Ottima la notizia che da 400 sono diventati 100, e vigiliamo con grande forza sulla qualità di questa roba, perché è una cosa fondamentale. Io non devo dire nulla di Carlin Petrini, che vi ho già detto prima che lui è stato il guru dell'altra faccia della globalizzazione. Moltissimo del recupero di visibilità della produzione agricola, del valore della specificità in un'epoca di grande omogeneizzazione di tutto, da come andiamo vestiti, dalle cose che vediamo, dalle cose che usiamo, dalle cose che compriamo, dalle parole che utilizziamo, eccetera, eccetera. Il recupero della specificità dei prodotti della terra, locali, eccetera, eccetera, nella straordinaria lezione che ci dà la ricchezza di una regione come il Molise, che non è grandissima e che ha 94, mi sembra di ricordare, tipi di mele autoctone, questa è una cosa meravigliosa, perché noi, grazie a Dio, siamo tutti uomini, ma non siamo tutti uguali. E avere un rapporto con il diseguale che c'è nella natura è una cosa secondo me positivissima e straordinaria. Adesso grazie, devo dire, a Raffaele Cavallo, che ha organizzato questa strepitosa giornata, che, come ha detto l'assessore Gatti, è stato un convegno intelligente, nel senso che ci ha aiutato a capire delle cose. E Carlin ha ricevuto una serie di informazioni, sollecitazioni, cioè si è fatto un po' un'idea. Non è che tutto l'Abruzzo è così, non tutti i produttori di vino si chiamano Valentini, non tutti i ristoratori sono Romito, non tutti gli allevatori sono... Cioè, è chiaro che qui parliamo, abbiamo trovato delle eccellenze, però delle eccellenze che, diciamo, hanno fatto scuola e quindi hanno trainato altri soggetti. Quindi se non tutto l'Abruzzo è così, però c'è un pezzo d'Abruzzo che è così e un altro pezzo che sta avvicinandosi, e quindi ci piace sentire lui come la vede questa cosa. Beh, innanzitutto lasciatemi dire che sono molto felice di essere qui, di aver sentito queste relazioni e di vedere, per conoscenza, che anche del pubblico ci sono altrettante persone che meriterebbero di stare da questa parte, e che quindi l'idea di questo appuntamento
che parte da un'affermazione molto ambiziosa, molto, può sembrare di azzardo, e dire che gli antichi mestieri possono diventare moderni e possono ridare speranza a una nuova economia, non è assolutamente un'utopia o una chimera, ma anzi, nel sentire le storie e anche la passione, perché qui c'era molta passione, io tra l'altro devo dire che ho voluto bene Edoardo Valentini ed ero ricambiato, ma il figlio, direi che sei ancora più tosto di tuo papà, complimenti, stai lì bravo, complimenti, perché la sfida del grano che ho sentito qui è fantastica, fantastica. E poi sentendolo dico, ma a Pollenzo abbiamo allevato dei mostri, Cristo, bravo, bravo. Guarda, mi hai fatto venire la commozione per vedere la determinazione. Vedrai, vincerai, di sicuro, di sicuro. E allora vi dico una cosa. Un mese fa io ero nell'altopiano di Asiago, una riunione come questa, con relazioni come queste, nell'altopiano di Asiago. E accanto a me c'era un grande poeta che si chiama Ermanno Olmi. Ed Ermanno un mese fa mi dice, Carlin, sento che la primavera sta arrivando. E beh, siamo ad aprile. No, non quella primavera lì, non quella primavera lì. I poeti non parlano mai a Mambera. La primavera sta arrivando. Quello che per tanto tempo noi abbiamo atteso sta arrivando, cioè un cambiamento di paradigma sul fronte, proprio sul fronte della produzione agricola, del sistema alimentare, che partirà dall'economia locale, che ridarà valore ai territori, al valore della biodiversità, al lavoro delle persone umili. E nessuno si dimentichi mai il termine che umile, l'etimo, deriva da humus, vicino alla terra. Gli umili torneranno ad avere un ruolo. Altra suggestione, è uscito da poco tempo un libro di Edgar Morin, grandissimo, grandissimo sociologo, forse uno degli intellettuali viventi di più alto valore, anche amico di Slow Food. Edgar Morin dice, tutto deve cambiare, ma tutto sta già cambiando. Cioè, la prospettiva di nuove idee, che è il cambiamento che deve avvenire, sta già avvenendo. Allora, partiamo da queste due suggestioni. La primavera sta arrivando e tutto sta già cambiando. È la realtà che Marco all'inizio disegnava come qualcosa che sta avvenendo. E sta avvenendo straordinariamente in un momento di crisi, va bene, con un cambiamento che è irreversibile. Noi viviamo una crisi, badate, non è una crisi lineare quella che stiamo attraversando. Chi pensa che è una crisi lineare e che quindi coi vecchi sistemi ci si può uscire dalla crisi, va bene? Avevamo fino a poco tempo fa un presidente del Consiglio che diceva consumate, tornate a consumare. Tornate a consumare, ripartono l'economia. No, non è mica così, sapete. Questa logica che bisogna incentivare comunque un consumo per far partire l'economia è come prendere un malato di diabete e portarlo in pasticceria. E dice guarda, sei ammalato, mangiati sto babà, fatti questa, lo uccidi. Noi non abbiamo bisogno di implementare i consumi, ma di riqualificare i consumi. E che la scelta della qualità è una scelta, direi quasi di civiltà, una scelta che in campo agroalimentare il nostro paese ha il dovere di fare, perché questo sistema alimentare imperante, non solo in Italia ma nel mondo, è un sistema criminale che distrugge la biodiversità, che distrugge la fertilità dei suoli, che farà mancare l'acqua per le generazioni future.
che dal punto di vista della coesione sociale ha creato dei disastri incredibili. Basti dire che nel 1950 questo paese aveva il 50% della popolazione attiva ed era contadino. Ed è giusto che ci sia stato, c'è stato un cambiamento, ma oggi noi siamo ridotti al 3% e la metà di quel 3% ha più di 60 anni. Noi non mangeremo computer, comunicazione, neanche alta cucina, è quello che ho spiegato stamattina ai ragazzi. Noi mangeremo se ci sarà un'economia agricola locale forte, coesa, e la coesione sociale parte dal rispetto che noi dobbiamo ai contadini. Perché un grande profeta laico che si chiamava Pierpaolo Pasolini nel 1968 negli scritti corsari scriveva: il giorno in cui il nostro paese, l'Italia, perderà i contadini e gli artigiani non avrà più storia. Punto. Noi stiamo andando a tappe forzate verso questa situazione, a tappe forzate. Coscientemente abbiamo distrutto l'agricoltura e ci apprestiamo a distruggere anche l'artigianato. Quindi il nuovo paradigma di ritornare sui nostri passi è un paradigma che in una prima fase molti di noi ci ha fatto passare per fuori di melone. Io mi ricordo il primo Salone del Gusto, 1996, che tutti mi dicevano: ma cosa fai un Salone del Gusto per promuovere la robbiola di Roccaverano, il formaggio sperduto? Ma tu sei fuori del mondo, il futuro si decide a Cibus, l'industria alimentare è il futuro. Oh ragazzi, adesso non esiste più paese in Italia che non promuova il fagiolino di quel posto lì, la melanzana di quel posto là. Siamo presi da un elemento mediatico sul fronte della cucina che sfiora quasi la pornografia alimentare. Qualsiasi ora del giorno e della notte, non in Italia, nel mondo, accendi la televisione, c'è qualcuno con la padella che delirio. L'ultima che ho sentito era quella di Vissani, no? Questa salsa era molto apprezzata nel Medioevo dal generale Radeschi. Cioè, voi capite che paghiamo il canone. Cosa voglio dire? Voglio dire che questa logica qui non è la logica di questa nuova economia, che è molto diversa. E allora, siccome c'è una grande amicizia, Giuseppe, io adesso vorrei tornare a casa con un risultato che tu, da amico, me lo riconosci subito, e così abbiamo fatto il patto: non dire più la parola nicchia, perché questa nicchia a me mi sta sullo stomaco. Nella nicchia a casa mia si mettono i cadaveri. Nelle chiese, i cadaveri nella nicchia. Il concetto che io faccio un prodotto di nicchia e sto meglio non è quello il paradigma nuovo. Perché? Perché la qualità è un diritto di tutti. Il concetto che chi ha i soldi prende i prodotti di nicchia, chi non ha i soldi mangia quello che gli manda, non è giusto. E non è lì che usciamo. E tu, andando sugli aerei, perché fai attenzione, che oggi i proletari viaggiano in aerei, i signori viaggiano in treno, forse sta cambiando il mondo, Allora, tu andando a mettere i prodotti sugli aerei, tu non accetti un discorso di nicchia, tu accetti una sfida, perché è una sfida anche di tipo organolettico, e le tue radici ti porteranno in modo, e lo sai, e perché sei già così, perché tu sei già così, non te lo devo spiegare, di avere la coscienza che il futuro è una qualità alimentare per tutti, per più gente possibile. È qui che inizia l'argomentazione interessante, perché uno dice: ma siamo davanti a una crisi, come tu puoi promuovere la qualità per tutti? È certo. Allora partiamo da un altro elemento. Vi dicevo, questa non è una crisi lineare, questa è una crisi entropica. Non spaventatevi, parole però poi si spiegano bene. Parliamo da gastronomi.
produciamo il cibo è energia per la vita, quindi io produco della carne, delle melanzane, dei peperoni, che danno 100 di energia. Per produrre questo cibo che mi dà 100 di energia, io consumo 400 di energia. Un mese, due mesi, 10 anni, 20 anni, e poi arriva la crisi antropica. Cioè, il mondo, la natura, non ha risorse infinite, c'ha una sua finitezza, e quindi ci richiama questa crisi entropica, per cui non è necessario implementare i consumi ma fermarsi e passare alla qualità e non alla quantità, e passare al rispetto della terra e al rispetto del cibo, va bene? Perché dalla crisi entropica non si esce con i vecchi sistemi, si esce con nuovi paradigmi. Noi non usciamo dalla crisi entropica con i vecchi sistemi, ed è per questo che sta arrivando la primavera. E la primavera sta arrivando perché comunque i giovani, le persone sensibili cominciano a capire che non è possibile andare avanti in questo modo. Sulla terra produciamo cibo per 12 miliardi di viventi. Questi sono i dati della FAO. Siamo 7 miliardi. Un miliardo soffre di malnutrizione e di fame. Quindi il 50% di quello che produciamo va nella spazzatura. Questo è il dato incontrovertibile. Per cui, primo paradigma, ridurre lo spreco. Ridurre lo spreco. E qui non dobbiamo parlare solo alla politica, dobbiamo parlare a noi stessi, nelle nostre case, nei nostri comportamenti individuali. Io dico sempre, finito, quando adesso finiamo questo bel incontro e tornate a casa, date un bacio ai vostri bambini, perché questo bisogna farlo, ecco. Se mi ha detto che sono un guru, io preferisco meglio il papato che un guru qualsiasi, anche se oggi non tira molto, te lo devo dire, quei corvi che girano, ventacci. Ma attenzione, quando andate a casa, aprite i vostri frigoriferi, i nostri frigoriferi, guardate che tombe di famiglia che teniamo in casa, dei prezzemoli da 20 giorni che chiedono pietà, fai qualcosa. Mettimi sotto una mezzaluna, non gliela faccio più a star qui dentro. Vasetti di conserve che mettono un leggerissimo strato di muffa, piccolo piccolo, poi aumenta giorno dopo giorno e dal frigo va la spazzatura. Ma come abbiamo potuto ridurci in questo stato? Come abbiamo potuto un grande popolo come il nostro? Ma se noi potessimo parlare ai nostri nonni, e voi ragazzi, ai vostri bisnonni, e dire, sai nonno, che io vivo in una società dove si spende più per dimagrire che per mangiare? Questi qui, dico, ma voi siete fuori di melone, ma non è possibile. Ma per anni il problema principale delle nostre terre era mettere assieme il pranzo con la cena, e adesso spendi di più per dimagrire. E questo elemento del cibo, che ha perso la sua valorialità, il cibo non ha più valore, è diventato merce, commodity. Non importa, basta che costi poco, basta che ce ne sia tanto da buttar via. Dimenticando quella visione olistica che proprio in parte dal cibo, perché nel cibo c'è una visione olistica. Non c'è solo l'energia per la vita, c'è il paesaggio, c'è la nostra storia, c'è la nostra antropologia. C'è l'economia, c'è i territori. Noi abbiamo perso questo concetto qui, c'è la sacralità del cibo. Mi ricordo mio nonno a fine pranzo, quasi automaticamente raccoglieva le briciole sul tavolo. In tutto il meridione d'Italia, quando il pane cadeva per terra, si prendeva e si baciava. Ma come abbiamo potuto finire in questo stato? Per cui il contrappeso di questa vergogna qual è? Il contrappeso di questa vergogna nazionale è che si pagano 9 centesimi le carote al chilo al contadino, 32 centesimi il litro di latte, che la gente che non c'è, si parla, ci vuole una bella costanza a dire a un giovane di iniziare questa attività, e lui se lo inizia
ha già subito capito con cui deve interagire. Deve interagire con una nuova forma di economia, con dei consumatori responsabili, con dei cittadini responsabili. Io non voglio neanche usare questo termine, perché il termine di consumatore è un termine industriale. Nasce nell'Ottocento, consunzione, quasi malato. No, no, noi dobbiamo essere cittadini, dobbiamo essere coproduttori. E se noi siamo coproduttori, siamo coscienti che la qualità alimentare noi la sosteniamo anche in quello che mangiamo. Mangiare è il primo atto agricolo. Se io mangio in un certo modo aiuto un certo tipo di agricoltura, se mangio in un altro modo aiuto un'altra agricoltura. Quindi la responsabilità che sta crescendo, la primavera che sta arrivando, è proprio questa. Consumare di meno, sprecare di meno e pagare il giusto. Coscienti che questo sistema alimentare, che apparentemente costa poco, genera distruzione della coesione sociale perché i contadini scappano e non abbiamo futuro. Genera elementi che in economia, me lo insegna qui il mio amico Marco, si chiamano di esternalità negative, che tutti pensiamo che li paga qualcuno, ma li paghiamo noi, perché a forza di mangiare male e dopo devi andare dal dottore e prendere le medicine, tanto vale che tu mangiavi bene, a forza di mangiare prodotti che distruggono la fertilità dei suoli e l'acqua, alla fine questa realtà, questo sconquasso ambientale lo paghiamo noi. E nessuno dice che le frane che stanno avvenendo, vedete le Cinque Terre, vedete che cosa è successo, sono determinate dal fatto che su quei territori non ci sono più i contadini, perché in quei territori i contadini erano il baluardo che mantenevano l'assetto idrogeologico. Nelle mie Langhe, in Piemonte, quando piove si dice che i contadini portavano l'acqua a spasso, facevano dei rigagnoli e l'acqua girava lì invece di andare a finire subito nei fossi, perché quando va a finire nei fossi con la potenza fa i disastri. Mancano i contadini e tutti sono convinti che i contadini producano melanzane, frutta, verdura. Non sanno che i contadini fanno molto di più, perché difendono il paesaggio, difendono gli ecosistemi, trasmettono i saperi tradizionali. E 14 euro il quintale, ma che paese siamo? Ma che paese siamo? Ma lo sapete che con un quintale di grano vado lì, esco lì fuori, non pago neanche 3 aperitivi? Ma siamo arrivati a questo punto. Allora, la primavera sta arrivando. Ma badate bene che da questa crisi entropica, che esige nuovi paradigmi, che in estrema sintesi sono, io ne uso solo 3. Primo, riduzione dello spreco. Secondo, ritorno alla terra, non per fare la vita grama dei vecchi contadini, ma con giovani che hanno l'orgoglio, che hanno la passione. Santo, avete visto che passione aveva negli occhi? L'avete vista? Ma ce ne saranno tanti che faranno questa scelta, ce ne saranno tanti che torneranno, e torneranno con questa filosofia, va bene? Perché? Perché avete diritto, hanno diritto i contadini di mandare i figli all'università, di fare le vacanze, di andare a teatro. Questa visione, quasi uno stereotipo, no? Che abbiamo noi italiani, che è bello il contadino, se è vecchio, se ha le mani rugose, fa tanta tenerezza, no? Ragazzi, questo non esiste. Il giovane contadino deve essere un giovane orgoglioso che torna alla terra con la caparbietà che ha questo qui, ma e vedrete quanti ne torneranno se noi tutti facciamo la nostra parte, perché è lì che si gioca la nuova economia, perché la vecchia economia ha sacrificato il suo valore, il suo senso. Economia, oikonomos, governo della casa. L'attuale economia non ha governato la casa, l'ha distrutta la casa. Nelle mie Langhe, quando una donna governa bene la casa, si dice fa economia, è il massimo. La nuova economia
deve ricostruire il senso della casa comune, la coesione sociale, il rispetto della terra madre, la natura, la naturalità, il valore del cibo, la valorialità del cibo. Su questa nuova frontiera noi abbiamo delle cose da fare inimmaginabili. E a me, guardate, io tutte le volte mattine che apro la televisione sento dire: adesso abbiamo fatto, messo tutte le tasse, adesso dedichiamoci alla crescita. Ma dove cazzo è sta crescita? Ma dov'è la crescita? Ne senti uno che dice: dov'è la crescita? Dov'è sta crescita? E ci siamo seduti sopra noi alla crescita. Noi siamo seduti sopra la crescita, un paese di una bellezza straordinaria. Da 4 secoli facevano i viaggi per i Grand Tour per vedere la bellezza, la nostra storia, i nostri paesaggi, la stiamo distruggendo. Dal 1990 al 2008 abbiamo cementificato qualcosa come tutto l'Abruzzo e tutto il Lazio messo assieme. Cemento dappertutto. Adesso oltretutto si usano anche le nuove opzioni dell'economia e della oh santo cielo, ecologia, pieni di impianti fotovoltaici a terra, pieni, che il giorno che non gli danno più i contributi, perché quei impianti li paghiamo noi 2 volte, con i contributi e poi con quelle terre saranno aride, con impianti a biomasse dove si brucia manetta, si brucia mais, in Lombardia, pieno così di impianti a biomasse, bruciano mais. Ma dove andiamo a finire avanti di questo passo? La vera economia deve ripartire da queste cose, deve ripartire da queste suggestioni. E nessuno si stupisca, ci diranno che siamo, come hanno detto a noi al primo Salone del Gusto, siete degli utopisti, siete fuori del mondo. Oggi l'ultima riedizione di Cibus, e tu lo sai, era piena di economia locale, di prodotti locali. Sì, attenzione, si sta tornando per prendere anche quello, va bene? Allora io penso che questa formula non è valida in Abruzzo, è valida in ogni angolo del mondo. Da questa economia distorta del cibo ci salverà l'economia locale, l'agricoltura locale, e dobbiamo partire da casa nostra, nessun problema. E io oggi ho avuto la sensazione che qui la primavera è arrivata, sta arrivando. Però sia chiaro a tutti, e in questo modo parlo a voi giovani, specialmente, non è ancora finita, il bello incomincia adesso. E i poteri forti ve ne faranno vedere di tutti i colori. Non pensate mica di cominciare, poi dopo dice: pronti, il tuo formaggio, lì, o il grano. No, saranno battaglie lunghe che dovete fare. Ma le vincerete. E allora vi lascio con queste 2 suggestioni che secondo me sono attorno a questo tavolo. Il primo, ho sentito parlare di marketing, allora parlerò della persona più importante di marketing che ha avuto la storia italiana, importante, straordinario. Ve lo consegno a voi, che siate giovani, che siate meno giovani, che siete dentro questo sistema per il cambiamento. Si chiamava Francesco, veniva da Assisi. 1280. Cosa diceva Francesco? Ragazzi, pigliare poi gli appunti, poi ve le segnare, perché dopo incomincia a fare il necessario. Comincia col necessario. Poi passerai al possibile. E improvvisamente ti troverai nella condizione di realizzare l'impossibile. Oh ragazzi, ma ne voglio di Bill Gates, ne voglio di Soloni del marketing. Incomincia a fare il necessario, fallo bene, poi passi al possibile. E improvvisamente ti troverai a realizzare l'impossibile. Noi siamo su questa strada, il bello incomincia adesso. Fortunato chi vive tempi interessanti.
E in questo miserere che ci sta attraversando, nell'attesa della crescita, voi come cavalleria leggera muovetevi diversamente, andatevela a cercare voi, ce l'avete qui, in casa, ce l'abbiamo in casa la nostra crescita. Seconda suggestione, e la dedico a Francesco. Il più grande romanzo europeo, va bene, l'ha scritto uno spagnolo, Miguel de Cervantes, Il Chisciotte. Cosa sostiene Cervantes in questo romanzo? Sostiene che la perfezione nella vita non esiste e che se ci può essere una ipotesi di perfezione sta nei suoi due protagonisti, il Chisciotte e Sancho Panza. Chisciotte matto come una casa, ma delle visioni, vuol cambiare il mondo, è un visionario. Sancho Panza, semplice, lo tira giù e gli fa fare due conti, perché sennò non mangia. Qual è la tesi di Cervantes? Essere visionari e pragmatici nello stesso tempo. Solo visionari sei in cui un, non devo tradurre, solo visionari, no, solo visionari non va bene. Solo pragmatici non hai la forza per cambiare le cose. Il Chisciotte e Sancho Panza sono la sintesi. Io la dedico a lui. Lo dedico a lui, sì, perché lui è Chisciotte e Sancho Panza. Perché uno che si prende 14 euro al grano e che va a cercare il socio e tira fuori. È bellissima questa idea. Al prossimo Salone del Gusto noi presenteremo le idee parlanti. Cosa voglio dire? Basta Marchi. Assessore, basta Marchi. Basta Marchi. Marchi, siamo già pieni di Marchi. Fare delle etichette che parlino. Quindi, da dove arriva il grano, quanto è stato pagato, come è stato trasformato, eccetera. Noi cittadini abbiamo bisogno di queste suggestioni, non le suggestioni di una pubblicità impazzita che ce la beviamo tutte le sere a pagamento. Abbiamo bisogno di informazione, dateci più informazioni possibili. Voi chef, datela ai vostri avventori. Voi produttori, datela. Dando l'informazione noi diventiamo cittadini responsabili e siamo compartecipi del cambiamento. Io vi ringrazio, però ricordatevi cosa ha detto il maestro Olmi. La primavera sta arrivando. E guardate che i poeti vedono più lungo, I poeti vedono più lungo e io sono convinto, e di questo ormai tu Marco me ne dai conferma, ne sono convinti fior di economisti nel mondo, che questa non è utopia, che questo non è visionarietà alla Don Chisciotte, questo è Don Chisciotte e Sancho Panza messi assieme. Grande Carlina, È uno straordinario showman della sostanza, cioè è una cosa fantastica. E quindi grazie a Carlin Petrini, grazie a Rosetta Germano che ci ha fatto immaginare questa storia, dalla transumanza fino alla trasformazione. Bellissima, al quale facciamo i nostri auguri più sentiti e affettuosi. Grazie a Peppino Ursini, artigiano, imprenditore coraggioso e una bandiera per questa regione. Grazie a Francesco Valentini, il nostro straordinario produttore di cose meravigliose e coraggioso combattente per la qualità di quello che si produce, per il valore del lavoro che c'è sotto quella produzione. Grazie a Nico per il suo coraggio e per la sua sapienza e per la sua fantasia e per la sua visione. Grazie a Nicola perché guarda lungo e ha il coraggio delle cose. Grazie all'assessore Paolo Gatti che ci
rassicura un po' sul fatto che le istituzioni a volte capiscono e si muovono di conseguenza, e quindi lo incoraggiamo. E grazie a tutti voi per averci ascoltato.